Oggi vediamo come realizzare passo dopo passo un vestito preso da Burda di maggio ed in particolare è questo vestito qua. Anche se questo è un vestito estivo, io ho utilizzato uno scuba leggero, ho preso uno scampolo pagato 7 euro, quindi un tessuto versatile anche per questa stagione se ci mettiamo sotto una calza e eventualmente una maglia con la manica lunga. Ho portato delle modifiche tale da renderlo veramente semplice. Prima di tutto ho accorciato la gonna, ho fatto una gonna della lunghezza di 60 cm dalla vita al ginocchio, non ho fatto la fodera del vestito, quindi ho fatto solo il taglio della gonna e del corpetto. Il lavoro è veramente, veramente semplicissimo e lo vedrai adesso nel tutorial. Essendo io abbastanza dritta e poco formosa, ho anche potuto evitare di mettere la zip, in quanto il tessuto che ho preso è un pochino elastico e quindi riesco a infilarmi il vestito semplicemente non utilizzando la zip. Se però tu sei un pochino più formosa, puoi tranquillamente inserire la zip nella parte dietro del vestito. Allora, se questo video ti piace, ricordati di iscriverti al mio canale, lasciami un commento e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata. Andiamo a vedere il tutorial. Ciao! Dopo aver ritagliato il cartamodello dal Burda, e per sapere come fare e come scegliere la taglia ti allego il link del primo video che ho fatto sul Burda. Ritagliate, disponete la carta velina sul tessuto piegato in doppio e ritagliate lasciando un margine di 1,5 cm nei fianchi e 4 cm per quanto riguarda l'orlo. Una volta che hai tagliato tutto il cartamodello, ricordati di segnare i punti così come riportati sulla carta velina. Quindi col gessetto riporta i punti dove ci sono le pens, dove vanno agganciati il corpetto, dove inizia la cerniera. Il primo passo è cucire le spalle, quindi disponi le due parti dietro del corpetto sul corpetto anteriore diritto contro diritto e cuci le due spalle con un punto diritto. Se hai la taglia e cuci puoi usare la taglia e cuci, altrimenti fai un punto elastico. Cuci anche i due fianchi del corpetto al di sotto dell'apertura della manica. Dopodiché procedi cucendo le pens sia sul davanti che sul dietro. Riporta il segno così come dal cartamodello, metti gli spilli e procedi. Ecco qui cucite le pens, ricordatevi di stirarle, io ancora non l'ho fatto, e ho cucito le spalle ed i fianchi. Procediamo disponendo i teli dietro della gonna sul telo del davanti e cucendo i due fianchi laterali, sempre con un punto diritto o elastico se il tessuto è elastico, oppure con taglia e cuci. Ecco cuciti, attacchiamo quindi il corpetto sulla gonna disponendolo diritto contro diritto, poniamo degli spilli sui due fianchi in modo da cucirli in maniera corretta. Ecco fatto, come vedete è davvero semplicissimo. Io, come vi dicevo, non ho avuto bisogno nemmeno di mettere la cerniera perché riesco a infilare tutto il vestito. Fate la cucitura dietro, se dovete inserire la cerniera inseritela fino al punto indicato dal cartamodello. Per sapere come cucire la cerniera vi lascio il link nella info box. Procediamo quindi attaccando il colletto, la parte interna del collo, quindi facciamo diritto contro diritto, facciamo una cucitura con punto diritto e lo rigiriamo verso l'interno. Allo stesso modo con la parte posteriore dello scollo a V, molto carina e molto profonda, disponiamo diritto contro diritto, cuciamo e poi rigiriamo all'interno. Facciamo un orlo sul fondo a mano. E facciamo un orlino anche nelle maniche fatto a mano con un punto quindi nascosto. Ecco qua finito. Come vedete ho cucito le maniche a mano, molto 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 carino, non si vede nessuna cucitura. Ho fermato l'interno del colletto, lo sprone, facendo dei punti a mano sulla spalla, su entrambe le spalle, in modo che non si rigiri, lo tenga bene fermo all'interno.
Ho cucito l'orlo in fondo sempre con un punto, con un sottopunto a mano. Ed infine ho fissato anche il bordo dello scollo all'interno. L'ho cucito, l'ho spinto dentro e l'ho fissato in fondo su questa cucitura. Il vestito è perfetto. Che ne dici? Ti piace? Versatile? Lo puoi utilizzare senza niente, con una giacchetta oppure con una maglietta sotto se sei freddolosa come me. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così ricordati di iscriverti al mio canale e lasciami un commento qui sotto. Alla prossima, ciao ciao!